Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo killer video. Come potete vedere sono insieme a Filo, l'ho raggiunto qua a Stagnalonga. Come avrete visto dalle mie storie su Instagram, se non lo sapevi vuol dire che non mi seguini molto male. Comunque questo paesino Stagnalonga si trova vicino a Clavier. Quest'oggi andremo a fare un bel allenamento qua in quota. Lascio la parola a te che ci spieghi un po' cosa facciamo. Oggi andiamo al lago dei sette colori, poi scendiamo su una baita che si chiama Pannamautino. Comunque oggi l'allenamento prevede simulazione gara, niente ripetute, ma le faremo ovviamente in discesa perché se c'è uno strappo in salita ovviamente si fa tutta. Abbiamo dimenticato di riempire le borracce d'acqua a casa, quindi ora tappo la fontanella. Si riparte. Quest'oggi purtroppo, come potete vedere, ci sono parecchie nuvole, quindi non potrò farvi ammirare tutti i bellissimi panorami che ci sono qua. Oggi ragazzi Filo è contento e ora vi spiego subito il perché. Quest'oggi ragazzi sarà la prima volta che Filo starà davanti a me in discesa. Grande! Comunque ieri mi ha già detto, quest'oggi che sei venuto qua nella mia terra starai dietro e mangerai la polvere. Ok, io ho detto vedremo, sarà tutto documentato nel video. Hai molta responsabilità sulle spalle. Ragazzi, momento social, abbiamo qua davanti lo Shaberton che è molto molto figo, quindi la foto è d'obbligo. No! Fake! Si passa dalla stradina a sentierino tecnico in salita. Di solito le persone normali lo fanno in discesa, ma Filo me lo fa fare in salita. Intanto qui sono già i nuvoloni grigi, da poi arriverà anche la pioggia. Oioioi! Wow! Ora siamo in cresta ragazzi, di qua fa brutto e di qua c'è il sole. Eccolo qua il fortino, però non è tanto forte perché è distrutto. Ah, perla del giorno! Guardate qua che roba, che figata. Qui c'è una tampa della Madonna. Oh, ci sono i sotterranei! Oh. Niente, solo un cesso! Sono in ginocchio però non sto pregando, sto solo aspettando Filo che scenda giù da questa pietraia. Faremo due o tre video qui che vedrete presto su YouTube, no scherzo, su Instagram e su TikTok. Quindi se non mi seguite andate subito a farlo. Bomba! Bene, ora tocca a me! Questo non si fa per un video figo ragazzi. Drop qua. E poi vum 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 fino laggiù. Drop in! Allora ragazzi, dopo queste peripezie siamo pronti per partire, ci vestiamo con la termica. Allora Filo, cosa ci aspetta? Adesso ci aspetta un sentiero super complicato perché il terreno è scivolosissimo e ci sono un sacco di curve super scivolose. 5, 4, 3, 2, 1, guardalo lì come è partito! In piedi! Davvero scivoloso ragazzi! Vai 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 vai, spingi! L'ho allenato proprio bene ragazzi, guarda! Guardate come spinge! Passaggio! Wow! Pazzo! Spingi, spingi! Dai! Su!
Quella lì, bello impegnativo. Allora ragazzi, ora vado a fare due precisazioni a filo e le metto nel video, magari possono servire anche a voi. Una curva con ottima percorrenza, poi un po' di salitina e poi dovevi buttarti dall'altra parte. È arrivato molto molto lento perché non hai buttato giù il piede, quindi non buttando giù il piede e il sentiero essendo così scivoloso, ti partiva leggermente il dietro, il davanti, andavi giù di faccia proprio, okay, perché non avevi il piede lì da buttare. L'altro punto invece, una curva dopo il veloce, una curva sulla sinistra, che praticamente girava proprio indietro. Io e tu sei andato bassissimo, tutto largo, sì, perché secondo me non guardavi avanti, non guardavi la curva, quindi non l'hai vista e fum, nel prato. Per il resto figo, perché tipo, beh, lui la conosceva abbastanza bene, comunque nel dritto mollavi molto, hai fatto anche qualche bel doppietto, comunque bella. Ora grazie, si risale da questa stradina e andremo a fare un sentiero che si chiama... Non ci sono i nomi. Però che va a finire, che passa vicino al lago? Al lago Foiron. E poi dopo scendiamo giù di lì, c'è una discesa bella bella, esatto, tecnica che abbiamo fatto ieri. Eccoci arrivati al lago Foiron, che bello! Che bel sentierino ragazzi, molto caratteristico, con i pini, tutto molto bello. Wow, wow. Dopo tanta fatica si ritorna su una strada. Per fortuna ragazzi si è schiarito molto. Guardate là, che bellezza. Monte Shaberton e poi tutta la vallata. Siamo arrivati in cima alla seconda discesa. Ora partiremo proprio da qui. Il sentiero in teoria parte un po' più in giù. Go! Vai! Madonna, si spinge! Oh! Vai, 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 vai! Push, 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 push! Troppo lento, in uscita. Buona qua! Ale, ale! Ah, che fatica! Che passaggi! Guarda lì! Vai cavallo! Yeah! E fila dietro! Vai bro, spingi, spingi! Vai, 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 vai! A posto bro! Dai, dai, non mollare, riparti! Ale, 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 ale! Che sei ancora in gara, dai! Dai, dai, non mollare che è finita! Vai, 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 vai! Ragazzi, tosta, che gas, grandissimo, questa qua l'hai fatta a fuoco. Meno male. Abbiamo pedalato a fuoco, le gambe stavolta le sento. Bene. Peccato per la caduta di sopra, sì, in che eravamo arrivati in fondo. Comunque tantissime curve, il dietro proprio ti andava, non so, sentite, se anche a me. Diciamo che il terreno non aiuta comunque. No, è molto smosso ragazzi, magari dal video non rende, però ci sono dei massoni enormi in mezzo al sentiero. Ora si va a Magnà, siamo quasi a casa. Burlone, va, burlone!
Ecco qua la casetta. L'allenamento l'abbiamo concluso, spero vi sia piaciuta questa tipologia di video, quindi allenamento con Killer e Filo. Come avete visto, Filo è un po' più scarso, però è normale. No, sto scherzando, sei migliorato molto di più, bravo, grazie a un coach d'eccellenza. Sì. Ah. Permesso, lo chef di oggi, che sarebbe il buon Filo, ci propone un pollo con panna insieme a pomodoro e poi vide della prova speciale. Ragazzi, è arrivato anche il dolce. Bene ragazzi, questo video è giunto al termine, questa giornata di allenamento si è conclusa. Noi ci vediamo la prossima settimana al campionato italiano, vedremo se Filo andrà forte oppure no dopo il mio allenamento. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento e iscrivetevi qua sotto al canale. Noi ci vediamo, ciao a tutti ragazzi.